televisione. Non sopporto chi ti vuole cambiare soltanto, sì, soltanto per sentirsi migliore. Yeah. Non sopporto più di sentirmi dire che non è questo il pezzo da interpretare. Io oggi sai che faccio, scrivo come mi pare. Uno spirito libero sa quello che vuole, sa quando è ora di ballare. Tieni il tempo, muovi il corpo, scegli il passo e tirati su. Dammi un colore e non ti sbagliare. Ricordati che non c'è padrone che ci possa comandare. Non sopporto più di stare ad aspettare che il tempo faccia andare via ogni dolore. Le ore, sì, le ore me le voglio godere. Uno spirito libero sa quello che vuole, sa quando è ora di cambiare. Bene, iniziamo la nostra mattinata di campagna elettorale. Ancora un saluto a Fausto, ma permettetemi un saluto a tutte e a tutti noi. Siamo qui per l'inizio della campagna elettorale della sinistra Arcobaleno. A dir la verità, possiamo dirlo oggi, c'è qualcuno, forse più di qualcuno, che pensa che possano cancellarci. Noi siamo qui in tanti e vogliamo essere sempre di più. Non lo dobbiamo far dimenticare. Grazie. La nostra campagna elettorale, la campagna elettorale della sinistra Arcobaleno, è una campagna elettorale militante. Per questo è importante che ci ritroviamo ancora in tanti momenti, quelli più piccoli, quelli più grandi, ancora insieme. Perché la sinistra Arcobaleno non è un cartello elettorale, è un progetto politico che deve vivere nelle gambe, sulle gambe della gente. Grazie. Lavoriamo assieme a livello nazionale, a livello internazionale, perché questo nostro progetto possa essere convincente, persuasivo. Abbiamo bisogno dell'alternativa di società e dell'alternativa della politica. Per questo ci siamo. Per questo non ci faremo cancellare. Non abbiamo solo un'idea di competere. Vogliamo vincere. Vogliamo vincere. Vincere significa far affermare la trasformazione della società in quella esperienza quotidiana che dice che la costruzione del mondo dipende da noi. La costruzione del mondo di pace. Una relazione quotidiana che dobbiamo mettere in pratica agendo per modificare i modelli di sviluppo capitalistici, quelli che appunto in tutto il mondo sono la vera causa della povertà, che non è davvero una calamità naturale. Siamo qui e saremo ancora presenti
in tutto questo periodo per costruire questo mondo di pace, un mondo che fa sperare che la pace sia possibile. Certo, nella nostra campagna elettorale abbiamo scelto il tema del colore. Mi sono vestita di rosso, di verde, di arcobaleno, perché sono i segni del futuro e della speranza, ma perché vogliamo, e non utilizzerò parole di guerra, e non dico quindi voglio sconfiggere, ma voglio cancellare insieme a voi il nero di questo mondo. La campagna elettorale nostra, fai una scelta di parte, sceglie il colore dell'arcobaleno, dunque della pace e dei diritti, della libertà, ma vuole mettere in contrasto il nero che ancora è in mezzo a noi e nel mondo. Abbiamo ricordato in queste terribili ore la morte di un altro lavoratore, di Fabrizio Cannonero, perché le morti sul lavoro non sono solo numeri, sono persone. E allora Fabrizio, non vogliamo ricordarlo con un minuto di silenzio, ma ancora con un applauso, perché qui insieme a noi, perché dobbiamo combattere insieme l'insicurezza del lavoro, la precarietà. La rottura dei cicli produttivi, l'esternalizzazione dei sistemi di controllo nei porti, ma non solo. Fabrizio è un compagno ed è un lavoratore e noi, insieme a tutti noi, vogliamo far sì che il lavoro torni ad essere centrale nella sua dignità e mai più in modo confliggente con l'ambiente. Lavoro, ambiente e pace sono da declinare insieme, come le nostre pratiche comuni mettono in atto. Ma siamo ancora in un mondo molto nero. C'è una strage in tanti posti del mondo. Abbiamo notizie terribili della Palestina, Gaza. Due popoli e due stati dove sono? Noi dobbiamo dire ancora questa voce di pace, ma certo è difficile sempre di più pensare di far affermare un diritto e una speranza. Ma così anche i morti di Armenia e in tanti altri luoghi del mondo, la guerra e il conflitto sembrano essere la quotidianità. Per questo serviamo anche noi, con molta umiltà e modestia, ma permettetemi di dirlo, con determinazione. Vogliamo costruire quell'alternativa e quel mondo diverso perché non solo è necessario, ma è possibile. È possibile a partire dal nostro paese, da questa città, sì, anche da questa città, dove si prova ancora una volta a fare una coalizione insieme al Partito Democratico, ad altri partiti più piccoli, ma per dire che è possibile in una città, in un territorio, declinare concretamente parole di diritti e di pace. A livello nazionale stiamo conducendo una campagna elettorale molto difficile, ne parlerà Fausto Bertinotti, il nostro candidato a governare la lista Arcobaleno. Per questo lo ringraziamo e dopo alcuni interventi di cui dirò tra qualche istante prenderà la parola. Ma permettetemi di dire ancora che questo momento così difficile, ma che dobbiamo saper vivere anche con entusiasmo, perché è possibile far affermare parole diverse da quelle della guerra, del dominio sull'ambiente, per i diritti civili e per i diritti sociali, noi possiamo farcela. E da qui prenderanno la parola, da questo palco, alcuni giovani e giovani donne che hanno dato la loro disponibilità a sostenere la lista Arcobaleno per il Comune di Roma. Sono giovani esperienze. Non vogliamo affidare loro la testimonianza per una generazione, è invece piuttosto la testimonianza di un progetto per il futuro. Abbiamo bisogno delle giovani generazioni, donne e uomini, perché insieme a noi più grandi possiamo descrivere quali sono le situazioni e ancora da modificare il cambiamento necessario. Non amiamo, come qualcuno a me pare che invece indichi,
uno specchietto per le allodole. Vogliamo costruire insieme, ognuno ed ognuna di noi è indispensabile, il progetto dell'alternativa. Per questo ci affidiamo a giovani che sono qui presenti. Prenderanno la parola dopo di me in ordine. Emiliano Cofano, uno studente giovane di un liceo di Roma, del liceo Newton, che sostiene la lista arcobaleno del Comune di Roma, fa parte della consulta provinciale degli studenti. E poi a seguire Monica Chiofi, del gruppo del Comune di Roma, una lavoratrice, proprio per dire che anche dentro i comuni c'è precarietà e non posto sicuro. Dobbiamo lavorare perché le condizioni si modificano anche nel sistema pubblico del lavoro. E poi Giulio Codogni, studente universitario di Roma, e infine Matilde Spadaro, del Comitato contro l'edificazione di Colle della Strega. Chi è a Roma e chi vive a Roma lo sa, abbiamo un tema caldo che è quella di continua espansione di cemento, anche in zone che dovrebbero essere protette e salvaguardate con vincoli ambientali. Per questo parleranno, per dire la loro anche sul programma che stiamo costruendo. Do loro la parola iniziando da Emiliano e diremo a tutti loro, insieme, ce la facciamo, lavoriamo insieme. Presto vieni Emiliano, lavoreremo anche nelle strade e nelle piazze di Roma, come già abbiamo iniziato, per la campagna della sinistra arcobaleno. Grazie. Care tutte e cari tutti, sono Emiliano Cofano, ho 19 anni, frequento l'ultimo anno scolastico al liceo scientifico Newton, qui a Roma, e ne sono rappresentante alla consulta provinciale degli studenti. Ringrazio innanzitutto tutte le compagne e i compagni che hanno proposto ed accettato la mia candidatura per queste elezioni comunali, e ringrazio la sinistra all'arcobaleno per avermi concesso questa fantastica esperienza. La politica è entrata a far parte della mia vita proprio tramite la scuola. Ho scoperto in questi anni le dinamiche e le varie problematiche che affliggono i giovani, soprattutto in una città come Roma, dove queste problematiche sono assai radicate e molteplici. Ho vissuto insieme a tantissimi altri studenti gli anni della contestazione alla riforma Moratti, alla guerra globale e la splendida esperienza dei collettivi studenteschi, tramite i quali siamo potuti uscire fuori le mura delle nostre scuole per chiedere qualcosa di diverso, una politica diversa, una politica che si interessasse ai bisogni dei giovani, che ci rendesse partecipi delle decisioni che regolano le nostre vite. Sebbene ci siano state vittorie o momenti dove noi giovani siamo diventati protagonisti della vita della nostra città, è ancora tanto il lavoro che dobbiamo fare. Non è facile per un giovane avvicinarsi alla politica, e non lo è perché la maggior parte di noi vede la politica come un mondo autoreferenziale o al di fuori delle nostre esigenze, oppure come se fosse la causa stessa dei nostri problemi. Ed è proprio questa coscienza negativa nei confronti di essa a far scaturire quella molla dell'antipolitica o, peggio ancora, della violenza fra i giovani. Il dilagare dell'estrema destra in questa città non può avere una connotazione esclusivamente politica, ma un vero e proprio radice a sfondo sociale. È un problema innanzitutto di tipo sociale, che si instaura proprio in quei luoghi dove il distacco fra la politica e i giovani è più ampio. La nostra sfida è quella di invertire questa rotta. È arrivato il momento di essere partecipi della vita politica della nostra città, perché i giovani, senza retorica, ma solo con semplicità, vogliono ancora un futuro migliore. Grazie a tutte e a tutti. Allora, perdonate un po' d'emozione, però è ovvio, perché è anche bello e anche una gioia vedere che finalmente, anche per eventi della politica nazionale, per la creazione del Partito Democratico, si è riaccelerato un processo di riaggregazione a sinistra. La sinistra all'arcobaleno è questo,
è quello che la base, l'esigenza della base poneva ormai con forza da tempo, la necessità di restare insieme e di ricostruire una sinistra alternativa e di classe dentro questo paese, che non c'è più. La compagna Patrizia diceva di chi non ci vorrebbe far scomparire. E oggi è proprio invece la dimostrazione inversa di come altri rappresentino altri interessi, che sono interessi di classi che non sono la nostra. Noi dobbiamo stare dalla parte di Fabrizio, di chi ogni giorno per 1.000 euro al mese o molto meno muore sul posto di lavoro. A me ha molto colpito un'intervista a un sopravvissuto, a un compagno della Thyssen, quando parlava degli operai e della classe lavoratrice come delle scorie del profitto. La scoria, ci hanno praticamente tolto la dignità della parola lavoratore, la dignità che era stata rappresentata dalle battaglie che hanno portato alla legge 300, fatte da lavoratori da generazioni precedenti, in un mercato globale che guarda sempre più al liberismo e sempre meno a chi lavora, che è sempre meno tutelato. Ecco, noi la nostra parte, noi siamo partigiani, la nostra parte ce l'abbiamo, è quella. È dalla parte degli operai e dei lavoratori tutti che dobbiamo stare per ridare una rappresentanza e un'identità culturale, ideologica, politica, di classe. Io penso che c'è un giorno che è rimasto nella memoria di tutti noi, in cui la nostra gente, il nostro popolo ci ha dato un mandato, il 20 ottobre. Nessuno di noi si sarebbe aspettato 1 milione di lavoratori e lavoratrici che al di là di steccati, di appartenenze, stavano in piazza per rivendicare, compagni e compagne, il superamento non a parole, ma l'abrogazione della legge 30, del precariato e dello schifo che sottende. Un ripristino di scala mobile, una redistribuzione della ricchezza sociale che in questo paese non avviene da anni. Allora noi è questa la parte che dovremmo guardare e cominciare a rappresentare. Chi vi parla ha vissuto il lavoro nero e il precariato nel comune di Roma, lavora in una holding dove è rappresentante sindacale. E permettetemelo, in molte di queste situazioni c'è un po' il modello che si è diffuso ultimamente nella nostra città, della vetrina, dello scintillio, dei grandi eventi. Se si va oltre questa vetrina, questa patina, si scopre che comunque c'è un mondo di disperazione e di miseria, ci sono i contratti a weekend, ci sono 12 ore di lavoro pagate 20 euro lorde. C'è una situazione a partire dai territori che ricordavano prima i compagni, che è disastrosa. Abbiamo una situazione delle periferie, dove solo l'iniziativa della sinistra congiunta nei municipi ha tenuto comunque, come si dice a Roma, botta rispetto all'arroganza dei palazzinari, allo scempio, al nuovo sacco di Roma, che con gli accordi di programma è stato già perpetrato. Noi siamo impegnati nella difesa dei beni comuni, che sono l'aria, l'acqua, il territorio, gli spazi verdi. E poi permettetemi, da ultimo, mi scuso per la sintesi, ma chiaramente è così, quella che è la difesa, che deve essere un caposaldo della laicità di questo Stato. Roma, l'Italia, non è... non è la succursale dello Stato Pontificio. Non lo è. Questa è una Repubblica laica. E queste cose qui devono andare di pari passo con quello che è stato un soggetto collettivo, che è quello delle nostre madri, che una generazione fa, 30 anni fa, hanno combattuto per l'autodeterminazione dei corpi femminili, per la maternità responsabile, per i consultori. Queste cose affermiamole, difendiamocele e andiamo oltre, chiediamo l'abrogazione di una legge schifosa che è la legge 40, che passa sui nostri corpi. Passa sui nostri corpi. Io concludo dicendo una cosa, che noi abbiamo un compito importante. La generazione dei miei genitori era una generazione che veniva dalla guerra, che aveva la fame e la miseria, ma aveva la prospettiva del futuro. Noi dobbiamo recuperare questa prospettiva, la mia generazione a quella dei ventenni. Il sogno,
Un altro mondo è possibile e dobbiamo combattere per questo. Salve a tutti e a tutti, io sono Giulio, sono uno studente universitario. Io penso che la formazione politica che stiamo facendo nascere debba porsi obiettivi ambiziosi, molto ambiziosi. Io penso che noi dobbiamo sforzarci, dobbiamo impegnarci affinché per superare questa società e questo stato di cose. Quella, la vera grande coalizione che sta nascendo in questi anni in Italia è quella che accetta lo stato di cose, che accetta supinamente i rapporti fra le persone che si stanno costruendo in questi anni, che accetta supinamente questi rapporti nelle fabbriche e tra gli stati e nelle relazioni internazionali. Noi dobbiamo proporci il superamento di questo sistema, di questo capitalismo. Noi dobbiamo riuscire ad affiancare alle legittime domande di benessere che viene dalla nostra società, domande di tipo etico, su quale sviluppo vogliamo, quale sviluppo, quale benessere per il singolo e quale per la società. Noi dobbiamo essere in grado di dire di no a uno sviluppo bulimico basato sul possesso e sul consumo e sostenere uno sviluppo basato sul rispetto della dignità umana, dell'ambiente e della società. E ci tengo a sottolineare questo aspetto della scelta, perché la vera svolta ci sarà solo quando la società farà una scelta consapevole per intraprendere un'altra strada. E vorrei soffermarmi su alcuni punti strategici che secondo me sono fondamentali. Il primo è la scuola. Penso che sia strategico per la sinistra investire sulla scuola. E investire in due sensi. Il primo in Parlamento con il programma affinché innanzitutto ci sia un forte investimento economico sulla scuola e poi perché ci sia una forte attenzione da parte delle istituzioni sulla scuola stessa. E il secondo è a livello di militanza politica, perché ci deve essere un impegno costante e forte di tutti gli studenti e professori affinché la scuola funzioni e sia una vera palestra di democrazia. Poi il rapporto con la comunità scientifica. Penso che la comunità scientifica non possa più, come in passato, garantire la certa efficacia della nostra azione politica, ma penso che costruendo un nuovo rapporto con la comunità scientifica, noi, oltre ad avere i mezzi e le competenze tecniche per affrontare i problemi, possiamo attingere anche a quell'immenso serbatoio di valori come la coerenza, l'onestà intellettuale e la fantasia che sono presenti in massa all'interno della comunità scientifica. In politica, poi, quanto riguarda la politica internazionale, ovviamente l'argomento sarebbe lunghissimo, ma sarò brevissimo. È intollerabile e insostenibile e inguardabile come vengano utilizzati due pesi e due misure per situazioni come il Kosovo o il Kurdistan o la Palestina. Non è possibile che le regole cambiano a seconda della regione che stiamo guardando. Poi la questione generazionale. Io personalmente non credo in una questione generazionale. Penso che i temi che qua stiamo affrontando e per cui lottiamo tutti i giorni siano temi che siano trasversali a tutte le generazioni e che possano essere portati avanti in ugual modo a tutte le età. Quindi auspico che nel soggetto politico che costruiremo ci sia una militanza il più integrata possibile fra le varie generazioni, perché ognuno, indipendentemente dall'età, può portare il proprio contributo. E vorrei concludere sulla memoria storica. Penso che il nostro percorso, le nostre battaglie, debbano porsi in profonda continuità con la resistenza partigiana. Penso che noi dobbiamo essere in grado di... Penso che noi, nella nostra lotta quotidiana per il cambiamento della società, dobbiamo essere in grado
essere in grado di riconquistare quella forza morale e quel coraggio che ha spinto tanti uomini e donne a liberare l'Italia dai nazisti e dai fascisti. Grazie. Salve, buongiorno a tutti. Io sono Matilde Spadaro e sono una di quelle che insieme a tanti altri cittadini ha dato vita ad un'associazione costruita in un quartiere periferico di Roma. È un'associazione che si è costituita appositamente per salvare una parte bellissima del nostro paesaggio. Un paesaggio che tutti in Europa ci invidiano, ma un paesaggio che mai come oggi è sotto scacco per via dell'azione del capitale e della rendita fondiaria. Questi sembrano concetti forse antiquati, non so, forse molto lontani dalla mia generazione. Io sono figlia della generazione che leggeva i libri di Italo Insolera, che leggeva i libri di Mario Fazio, di tutti coloro che sostanzialmente, di Antonio Cederna tra tutti, tutti coloro che hanno lottato affinché la nostra città non fosse seppellita dal cemento e che ancora, come dire, rimanesse in noi viva quella che è la cultura fondante dei nostri genitori e dei nostri progenitori. E mi sembra un argomento fondamentale e per questo io ringrazio il fatto che stamattina abbiate voluto sentire anche me. In realtà la mia è stata una piccola esperienza. E noi ci siamo costituiti come associazione nel lontano 2000 per affrontare questo progetto che ritenevamo